Pacchiotti, bentornati sul canale. Io sono Lupo. Oggi vi faccio vedere la mod traffico, una mod diciamo fatta in casa, tra virgolette. Vi faccio vedere come ho fatto per creare la gara dell'altra sera. Quindi andiamo su circuiti mondiali. Questa cosa che faccio, queste impostazioni si possono fare su qualsiasi pista, ma ovviamente è più verosimile di notte sulle strade di Tokyo. Allora andiamo su gara personalizzata, scegliamo la pista che vogliamo, è indifferente. Adesso carico le mie impostazioni. Ok, copiate passo passo quello che ho messo io. Tipo di gara, ho messo durata 60 minuti, per un'ora si girerà con il traffico. Numero di auto massime, ovviamente. Partenza lanciata, mi sono messo ultimo. Questo valore è molto importante, intervallo partenza lanciata, 50 metri, cioè le macchine sono distanziate di 50 metri una dall'altra, e questo è molto importante per dare più credibilità al traffico, lasciandoli un pochino più staccati, no? Turbo scegliete voi, scia realistica, guardate tutto quello che ho messo io, ho messo i danni meccanici realistici, dato che non si vince, non si perde niente, bisogna basarsi soltanto sulla guida pulita, avere dei danni realistici mette un po' di strizza, insomma, prima di sorpassare, fare qualcosa di azzardato, ci pensiamo due volte, così abbiamo un pochino più di realismo. Consumo carburante litri indifferente, ovviamente ho messo notte. Avanzamento tempo per 7 o anche di più, in base a come volete voi, se cambi il meteo o meno nel giro di un'ora. Questa è un'altra sezione importante, selezione rivali, selezione dal garage. Apriamo. Io cosa ho fatto? Ho comprato tutte auto da 300 pp e 400 pp e le ho messe in griglia di partenza. Quindi ci saranno due categorie di auto che correranno distaccate tra loro, spesso sparse, e creeranno una sorta di traffico realistico. Quindi, essendo sparse per tutta la pista a velocità diverse, ci sarà la possibilità di sorpassare e divertirsi per il giusto, per il piacere di guidare, insomma. Quindi mi raccomando, magari fate, questa è la nostra, scegliete l'auto che volete, fate un'auto da 400, una da 300, 400, 300, 400, 300 e così via. Un'altra cosa che ho fatto è scaricare una livrea che porti la targa giapponese, così tutte le auto sono giapponesi, sono targate giapponesi, e diciamo che nell'insieme fa molto più effetto. Annulliamo le modifiche. Per il resto non ho fatto nient'altro, quindi il livello avversari, scusate, il livello avversari principiante, in modo che non si ammazzano tra di loro le macchine, ma andranno con un passo costante, e questo renderà tutta la scena molto più bella. Abbiamo la gara. Qui siamo in pista. Come vedete, le auto sono staccate tra di loro. Che ricalca un po' la mod per assetto corsa su PC, la mod traffico. E così via, ci sarà la possibilità di fare diversi sorpassi nell'arco di un'ora. In testa io ho messo un'auto della polizia, l'ho elaborata leggermente. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere da qui, per dare un pochino più di realismo, diciamo, al quadro complessivo. Anche qui ho scaricato la colorazione. Eccola qui. Manterrà i lampeggianti accesi per tutto il giro e simula una sorta di inseguimento, ecco, diciamo. E così via, ragazzi, un po' di fantasia e abbiamo creato anche qui su Gran Turismo, con piccoli accorgimenti, una mod traffico che vi assicuro
se vi piace questo genere di cose, vi divertirà sicuramente tanto. Io spero che il video vi possa tornare utile in qualche modo, vi invito a lasciare un like e iscrivervi per non perdervi nessuno dei miei contenuti che andrò a caricare quotidianamente. Per ora è tutto, vi mando un saluto, Lupo del Tubo.